Ma l'HIT serve nello sport o serve anche nel fitness? Ne parliamo fra 5 secondi. HIT, l'allenamento ad alta intensità intervallato, se ne parla in tutto il mondo, veramente in ogni sala di fitness o sport specifico. Intanto metti un commento, di la tua, se hai mai fatto HIT, come sei trovato o trovata, e nel mentre magari condividi con qualcuno. Allora, parliamo oggi di qualcosa che è evidence-based, cioè quello che d'altronde con la Sports Science Academy facciamo tutti i giorni, cioè professionisti che poi si basano su evidenze scientifiche ed applicano la metodologia direttamente agli atleti. In questo caso abbiamo contattato per questa testimonianza uno dei nostri influencer, si chiama Paolo Penso, lui è stato anche allenatore, oltre a essere metodologo dello sport, è stato anche allenatore di tanti atleti, alcuni di questi anche medaglia d'oro e primatisti olimpici. E, però parliamo di questo, intanto la review è quella del 2013 che ha aperto le danze, si può dire, a tutte le review di riferimento per l'HIT più importanti, che lega tutte le considerazioni da fare. Ora vediamo Paolo come ha letto la review per poi diventare efficace in campo sportivo applicativo. L'HIT, l'allenamento intervallato ad alta intensità, si basa sul principio di mantenere la macchina biologica per un tempo sufficientemente lungo all'interno di quella che viene chiamata la red zone, cioè una zona nella quale la percentuale di VO2 max utilizzato è molto più vicina all'intensità della gara rispetto a quanto non sia negli allenamenti, diciamo, di natura tradizionale, dove normalmente si alternano delle ripetizioni attive con delle fasi passive. Il vantaggio molto pubblicizzato dell'HIT è quello che si riescono a ottenere risultati decisamente considerevoli utilizzando dei tempi di allenamento inferiori. Nel caso però dell'allenamento di atleti ad alto livello, il problema e il vantaggio non è quello di accorciare i tempi di allenamento, e quindi vanno ricercati degli obiettivi diversi. Li possono dare questi obiettivi l'HIT? Certo, assolutamente sì. Cioè, basandosi sul principio dell'HIT e giocando su quella che è l'intensità della parte, diciamo, più attiva rispetto all'intensità di quella che è la parte invece a carico interno inferiore, si riescono comunque a perseguire degli obiettivi estremamente importanti ed estremamente mirati. È evidente che in questo caso non parleremo di all out seguiti poi da fase di intensità inferiore continuando sino a quando il soggetto non scende al di sotto di certe intensità nella parte, diciamo, più importante, ma parleremo di una reale modulazione sia per quanto riguarda il numero delle ripetizioni che per quanto riguarda l'intensità da perseguire nella fase più importante, più intensa, carico interno maggiore, che l'intensità con la quale rapportarsi rispetto alla fase precedente. Da questa sottile ma estremamente delicata, e mi permetto di dire anche estremamente saggia, proporzione, si riescono ad ottenere veramente dei risultati sorprendenti che si basano sullo stesso principio, cioè quello che comunque la maggior parte dell'allenamento si svolge ad intensità che non sono, come tradizione di molti sport, nuoto in particolare, così lontani rispetto a quella che è poi l'intensità di gara. Ha una comunicazione? Ah, scusati, ho interrotto Paolo e volevo allora intanto ringraziarti, perché d'altronde queste considerazioni sono importanti. Allora, ritorniamo un attimo all'HIT, quello che magari tutti conoscono, 20 secondi veloci, 10 lenti, ma quella è una degli 800 studi di Zumi Tabata del 1996. Poi ce ne sono veramente tanti, centinaia, fino a 800 studi completamente diversi. Alcuni di questi vanno in direzioni di migliorare l'efficienza
massa aerobica, anaerobica, tutta una serie di attività cellulari e quant'altro. Quindi non si può pensare che l'HIIT sia un diciamo un allenamento uguale per tutti, è un allenamento che va studiato, modulato e può essere adottato in ogni sport, ma anche nel fitness, però non è uguale per tutti, nel senso che basta cambiare qualche piccolo elemento, ad esempio il recupero da passivo diventa attivo e allora cambiano tutti gli adattamenti e quindi magari si va in una direzione piuttosto che un'altra. Insomma, sulla HIIT ne parliamo in tanti modi, anche in queste dirette della Sport Science Academy. Questa è quella di oggi che abbiamo segnalato con Paolo Penso, influencer della Sport Science Academy. Tanto condividi o commenta, perché insomma oggi anche Paolo Penso contribuirà al dibattito nei commenti su questa pagina. Ci sentiamo domani con la Sport Science Academy. A domani. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.